Cari amiche e cari amici, il punto sul Milan col direttore di Radio Rossonera, sempre sul pezzo, Simone Cristau. Allora, il Milan ha, diciamo, ipotecato il passaggio del turno, mi sembra che sia il verbo giusto. Deve affrontare domani il Monza. E dobbiamo parlare anche di tanti altri argomenti. Il momento del Milan, i numeri sono numeri molto positivi. Partiamo da quelli, Simone? Assolutamente sì, ma i numeri nel calcio hanno fatto sempre la differenza nel bene e nel male, e i giudizi anche riflettono quelli che sono i punti presi, i punti fatti, i punti non presi, come magari è stato in passato. Invece in questo momento il Milan è reduce da tanti punti fatti, sia in campionato che adesso con l'ipoteca sul passaggio del turno. Siamo anche figli degli anni 2000, quindi oltre all'ipoteca non andiamo, perché intanto ci siamo scottati, ma insomma la prestazione solida di giovedì sera fa ben sperare, Che cosa è cambiato? dai. Però io non posso neanche dire che cosa è cambiato dai mesi scorsi. Io potrei dire che cosa è cambiato dal mese scorso, cioè dall'ottobre. Mi sembra che quello è capitato anche all'Inter di avere quando ha vinto il campionato o quando è arrivato poi secondo un periodo brutto, ti ricordi, non facevano un punto. Quel mese è diciamo, è limitativo e semplicistico dire che quel mese ha fatto la differenza, soprattutto in campionato, ma anche in Champions. A livello numerico, in realtà è quello che alla fine ci ha penalizzato, quel mese tra ottobre e novembre, dove eravamo praticamente in testa alla sosta e ci siamo risvegliati alla sosta dopo Meno 9. a meno 9, e non abbiamo praticamente mai accorciato, perché in questo momento siamo a meno 8, Stiamo forse meno volando, 11. ma volano di più anche via. Quindi vuol dire che il ritardo che accumuli quando devi fare corsa con una sola, cioè la prima della classe, diventa veramente impegnativo quando sbagli due o tre partite. Non stai facendo la corsa al quarto posto dove ti puoi permettere qualche passo falso. Quando vai in corsa con il Napoli dell'anno scorso, l'Inter di quest'anno, o in parte anche l'Inter di 2 anni fa, devi sperare che anche l'avversario abbia un crollo. 2 anni fa gliel'abbiamo imposto noi, perché siamo stati noi a entrare in testa all'Inter e a mettergli un po' di dubbi in testa fino a Bologna. E Poteva quest'anno essere la Juventus a un potevamo. certo punto, poi ha mollato anche lei. Per me, se c'era una squadra che poteva contendere qualcosa quest'anno era comunque il Milan, per capacità di rose e tutto, il Milan poteva farcela. Come ti poni sul problema? Domani vedremo poi la formazione che affronterà il Monza. Non è ancora il tempo di scegliere, forse, tra Europa League e Campionato. Ancora no, ma anche perché il turno di Europa League, che in parte è ipotecato, è anche un turno abbastanza precoce, cioè non hai bisogno di differenziare così tanto la rosa come magari può essere stato per anche in anni migliori di questo, per quanto riguarda i quarti semifinali di Champions League o ad esempio anche lo stesso scorso anno con squadre completamente diverse dalla domenica al mercoledì. Contando che però giocando al giovedì a un certo punto della stagione magari questo ti verrà quasi imposto se vuoi andare avanti in Europa League, cioè quando sarai verso aprile-maggio che devi fare I quarti, quarti o semifinale. semifinali, certo. L'Inter ci è riuscita però. L'Inter che L'Inter io temevo, non temevo, speravo da avversario crollasse, perché dicevo, inizia il 7 aprile a partite di Champions League, quarti e semifinali, caso vuole contro di noi, Benfica sembrava una buona squadra. Aveva semifinale e finale, due semifinali e la finale di Coppa Italia. È partita il 7 aprile. È arrivata ancora brillante, magari non brillantissimissima in campionato, però è andata avanti, brillante nella finale di Champions League. Quindi si può fare. Ma io penso che il Milan abbia le possibilità di Anche farlo la rosa per quest'anno. farlo. Sì, ma anche la profondità, che magari in qualche ultimo tempo era un pochino mancata, perché d'altronde ieri ad esempio si sono alzati dalla panchina Bennacer e non lo regala nessuno un Bennacer. E se non si alza Bennacer perché si alza Renders o si alza Musa, quindi comunque a centrocampo i ricambi ci sono, dietro se tornano i titolari i ricambi idem ci saranno, davanti pure, insomma la rosa di quest'anno non si ferma al 14, al 15, al 16, Sì, va avanti al 17, al 18, al 19, ma non oltre. Però arriva ad avere e almeno due o tre anche in giocatori che devono 2021 fare. dei ragazzi puoi metterli. Sì. Ma guarda, è
Rispetto magari a qualche tempo fa, i big del Milan hanno assunto anche uno status un pochino più alto, che gli permette anche di influenzare le partite con un paio di giocate. È capitato a te ultimamente, è capitato a volte a Leao, lo stesso Giroud ogni tanto impatta semplicemente con una giocata. Insomma, possiamo anche permetterci di affidarci un pochino di più al singolo per quanto riguarda il campionato. Poi, il sorteggio ti andrà male? Se ci sarà il sorteggio. Se ci sarà il sorteggio, ovviamente, perché il 7 e il 14 di marzo lo dobbiamo ancora conquistare. Hai detto tu, pensavo fosse un errore, invece è sicuro che nel caso dovessimo passare il turno, il 7 si gioca a San Siro, perché affrontiamo quelle che erano avanti, le teste di serie. Senti, l'ho già detto ieri, lo ribadisco, e perché è l'uomo del momento. Il Milan a ottobre ha giocato con soli 23 minuti Loftus-Cheek. Sarà un caso? No, ma non è mai un caso. Quando i numeri sono semplici, cioè da leggere in maniera così lineare, come quando ad esempio manca un giocatore e all'improvviso una squadra inizia a prendere gol, così come una squadra che invece si rende protagonista di, soprattutto in Europa, di partite di buon livello. Adesso, senza andare a scomodare gli eroi del passato, però Loftus un po' ricorda quei giocatori che ogni tanto in campionato, non ti dico che giocavano con la pipa in bocca, quello no, però magari scalavano una marcia e poi ieri a un certo punto scendeva un l'abbiamo visto subito ieri, e quando ha fatto quella fuga sulla destra, che poi ha messo quella palla in mezzo per Musa, che Musa non è riuscito sì, a tirare. Bella quell'azione. L'hai visto subito che era qualcosa di diverso, lo si vede subito un giocatore che vuole impattare. Col Parì ha fatto la migliore partita stagionale, però è un giocatore che forse non abbiamo mai finito di conoscere, Loftus-Cheek, perché d'altronde è qui da poco. Non è magari un giocatore iper mega completo per quanto riguarda i 90 minuti, perché ogni tanto per 3, 4, 5 minuti si assenta, però è una decisione importante. Tolto Giroud è quello che forse è più cattivo sotto porta. Sì, è quello più deciso. Un altro tema importante che dobbiamo toccare anche qui questa sera, è un tema molto delicato, è il futuro di Pioli, il futuro allenatore. Allora, io userò tutti gli aggettivi delicati, eccetera, eccetera. Attenzione, io ti do le mie convinzioni, se tu hai informazioni diverse non fai altro che rendere prezioso questo tuo contributo. Da quello che... Allora, partiamo dal presupposto. Il sostegno della società. E la risposta legittima è sì, ma che cosa dovrebbero dire Scaroni, Furlani e Ibra per tenere unito il gruppo, eccetera. Ed è una riflessione che ci sta. Però io sono abbastanza convinto che sia veramente il mese di aprile, cioè dopo questi due mesi in cui deve gestire le due manifestazioni, speriamo per tante settimane, verificare se gli infortuni finalmente siano un problema normale, cioè nel senso che ti capita un infortunio, sì, sì, ci può stare, e poi verrà presa la decisione. Tu sei convinto o secondo te la decisione per A, per B o per C sia stata già presa? No, non credo che sia stata già presa, ma in un senso o nell'altro. Ma ti dico, ma in parte è anche giusto così, cioè l'allenatore per definizione vive in base ai propri risultati, non si scappa. Se l'allenatore porterà a casa dei risultati, verrà valutato, non vuol dire che verrà confermato, licenziato o esonerato. Verrà valutato ancora più in maniera approfondita. Poi bisogna mettere tutto sul tavolo, perché ovviamente non si può guardare due tutte mesi. Tutte sulla bilancia. Esatto, non si possono vedere solo i due mesi negativi, come si possono vedere solo i due mesi positivi. Bisogna mettere tutto, fare la tara e capire. Alla fine dell'anno, quello che abbiamo portato a casa è merito o demerito dell'allenatore, in quanto ha pesato o ha magari avuto dei demeriti. Se la bilancia pende più da una parte, si prende una decisione. Ecco, però ti volevo fare una domanda. Facciamo finta, non tremate, ho detto facciamo finta, che Pioli venga confermato. Però come sarà la situazione ambientale? Perché già quelli che vogliono l'out, perché dicono attenzione, serve il ciclo dopo 5 anni d'esaurito, vogliamo un allenatore con caratteristiche diverse, e magari la proprietà dice no, abbiamo visto, abbiamo esaminato e va bene questo. E il problema è, l'allenatore poi accetterà magari al primo infortunio, che può capitare a tutte le squadre, al 12 di settembre o al primo pareggio in casa con Sassuolo, di ritrovarsi ancora con una pletora di Pioli out?
questo, che come la pensi in questo senso? Allora, non voglio essere, diciamo così, né il Mannheimer della situazione, né i sondaggi. Mannheimer è un grande statista, statistico. Non posso darti l'esatto polso della situazione, come ci saranno tifosi che predicano per una conferma o quantomeno a un'attesa del giudizio, invece sono tifosi che se si perde sono in silenzio, cioè se si vince sono in silenzio, se si perde fa molto rumore. È vero, ce ne sono tanti adesso. Infatti oggi sulle mie chat e quelli che di solito si presentano, so. Oggi non si sono presentati. Non ti so dare l'esatta percentuale, c'è. Mi ricordo, ieri mi sembra che sia uscito un collega ipotizzando una permanenza di Pioli, e visto che è un collega autorevole si sono già agitati in tanti. E poi, io non escludo, l'ho detto una volta, Pioli vuole rimanere assolutamente, ma se usmasse, vuol dire sentisse un odore che non lo porta lontano, l'ambiente indubbiamente non è che vive nel mondo della luna, e magari arriva qualche squadra importante che gli proponga qualcosa, si porrà porre il problema anche lui. Anche perché, proprio pura calcolo economico, da un lato ha un buon contratto per un anno, da un altro potrebbe andare a prendere un biennale, un po' meno per due o tre, per aprire un nuovo ciclo da qualche altra parte. E sappiamo che un allenatore con un solo anno di contratto sì, vive bene, ma non è che vive benissimo, perché sa che non ha più magari lo scudo del fatto che ha due anni, che la società e poi ti interrompo, io posso vedere anche che lo confermino un altro anno, ma che lo confermino con un biennale, come no. Giustamente pretende un allenatore, mi sembra un filino troppo. No, in questo momento non credo. Ti dico anche che insomma l'allenatore è giusto che paghi dei propri errori o che venga esaltato dei propri successi. L'unica cosa, qualsiasi tipo di decisione, mi aspetto alla fine dell'anno che, se per caso Pioli dovesse rimanere, qualcuno dica: è rimasto perché? 1, 2, 3. Semplicemente. Ecco, una cosa, ma non voglio propendere per una parte, ma penso che siamo tutti d'accordo, perché siamo tutti milanisti, è che questi giocatori gli sono vicini ancora. Mi sembra che si temeva magari qualcuno, ma mi sembra, dato che tutti praticamente sono migliorati con lui, perché Theo e Leao non erano questi, Bennacer non erano questi, eccetera, la cosa che interessa più a noi è che ci sia coesione e si vada avanti bene fino alla fine della stagione. Questo è un'altra cosa da mettere sulla bilancia, come il discorso infortuni, che sembrava avesse preoccupato i giocatori ai tempi, va messa, e quindi sarà una disamina poi che i dirigenti, perché si chiamano dirigenti, dovranno dirigere. Sì, ma guarda, esiste il grigio, diciamo, tra il bianco e il nero, tra l'essere preoccupato perché tu e i tuoi compagni magari ci si fa male e ti poni dei quesiti giusti, e abbandonare l'allenatore. Cioè, tra il bianco e il nero magari c'è il grigio, cioè una giusta preoccupazione e un confronto interno. Il Milan forse è stato più l'anno scorso, dove ha avuto un blackout a gennaio, dove forse un po' di collamento c'è stato. Quest'anno devo dire che, a parte qualche dubbio legittimo, mi viene anche da dire, perché d'altronde ne va anche della tua salute, ma non c'è mai stato uno scollamento così definitivo, anzi, partita dopo partita, comunque le attestazioni di... Sembra che sia indipendentemente dall'allenatore un allenatore. Questo non posso dire il contrario. Un gruppo che si diverte. Sì, non posso dire che il gruppo abbia mai giocato contro o quantomeno abbia tirato indietro la gamba, però no. Perfetto, io ti ringrazio, sarà un tema... prevedi lungo ancora. D'altronde sì, abbiamo detto aprile, manca ancora 2 mesi. Speriamo che siano 2 mesi, speriamo, diciamo così, che Pioli metta in difficoltà i dirigenti, vuol dire che siamo felici, perché vuol dire che vinciamo. Se vi è piaciuto questo video, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale YouTube di Carlo Pellegatti, attivate la campanella e scaricate il link in descrizione. Ringrazio Simone Cristau, direttore di Radio Rossonera. Grazie. Ciao.